Sebbene l'ultima stagione della vita sia spesso segnata da malattie e fragilità, gli anziani, pur sotto il peso degli anni, continuano a portare frutti preziosi, simili ad alberi, le cui radici rappresentano per un popolo memoria e tradizione. È il cuore del messaggio che sabato in aula Paolo VI Papa Francesco ha rivolto ai 7.000 membri dell'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani e di tante altre realtà attive nella tutela sociale della terza età. In un mondo come quello attuale, in cui forza e apparenza sono spesso mitizzate, voi avete la missione, ha rimarcato il Pontefice, di testimoniare i valori che contano davvero e che rimangono per sempre perché sono inscritti nel cuore di ogni essere umano e garantiti dalla parola di Dio. Voi siete una presenza importante perché la vostra esperienza costituisce un tesoro prezioso, indispensabile per guardare al futuro con speranza e responsabilità. La vostra maturità e saggezza accumulate negli anni possono aiutare i più giovani, sostenendole nel cammino della crescita e dell'apertura all'avvenire, nella ricerca della loro strada. Se i giovani esprimono la vitalità di un popolo in cammino, gli anziani la rafforzano con la propria esperienza. Il futuro, ha aggiunto Papa Francesco, richiede quindi un incontro tra generazioni affinché la cultura dello scarto non abbia la meglio su chi ingiustamente è ritenuto ormai improduttivo. Questa cultura dello scarto. Ma tu sei vecchio? Vai fuori. Tu sei vecchio? Ma ha tante cose da dirci, di raccontarci di storia, di cultura, della vita, dei valori. Non lasciare che questa cultura dello scarto vada avanti, che sempre ci sia una cultura inclusiva. Le case di riposo che ospitano gli anziani con amorevole attenzione, ha proseguito Francesco, dovrebbero rappresentare per tutti, comprese le istituzioni pubbliche, autentici esempi di misericordia, luoghi in cui con dolcezza si esprime tutta la riconoscenza per coloro che tanto hanno dato alla comunità. Mi fa tanto bene leggere quando Giuseppe e Maria portarono il bambino Gesù. Aveva 40 giorni il bambino, al Tempio. E lì trovarono due nonni. E questi nonni erano la saggezza del popolo, che lodavano Dio perché questa saggezza potrebbe andare avanti con questo bambino. Sono i nonni a ricevere Gesù nel Tempio, non il sacerdote, questo viene dopo, i nonni. E leggete questo nel Vangelo di Luca, è bellissimo.